altro ragazzi, sono Joy, questo qua è un nuovissimo video su Black Ops 2. Sono sempre stato così forte, non è vero? Figa, giocare solo PS4 veramente nuoce alla salute della tua capacità di... Questo mi switcha così, a caso. Veramente, giocare tanto su PS4 ti distrugge, non capisci più un cazzo, soprattutto su old gen. E vabbè, bene, raga, questo qua sarà tipo il video, uno dei video che sarò più... Vabbè, in pratica ragazzi, sto video si chiamerà, penso, la mia serata più bella. Vabbè, poi comunque vedrete. Oppure tipo la serata migliore di tutta la mia vita, cioè una cosa del genere. Perché in pratica ragazzi, mo vi spiego, è successa una cosa veramente bellissima. Cioè non me la sarei mai veramente mai aspettato. Oddio, ma spam, c'è un red. Attenzione. Red, no, che è un fake. Cioè, è più fake lui che GTF Mars e Gesù Cristo. Vabbè, in pratica, ragazzi, allora, cosa stava succedendo? Allora, questa sera, cioè, una sera che è successa giovedì sera... No, antischegge, bastardo. Ok. In pratica, giovedì sera, dove abito io, che il posto si chiama Seregno, quindi se tipo conoscete Seregno, il giovedì sera uscite sempre, che mi beccate sempre. In pratica, giovedì sera, in centro Seregno, c'è la serata bianca, la notte bianca, e quindi tutti i negozi rimangono aperti fino più o meno al mezzanotte. E quindi il centro di Seregno, il giovedì sera, si riempie di persone ed è divertentissimo uscire perché incontri un sacco di amici. E io, diciamo, ogni qua tiro il C4 perché ho detto, vabbè, il quickscope non riesco a fare, tiriamo il C4 per sicurezza. Oddio, quanti... Questo tipo è spuntato davanti, non lo so. Vabbè, in pratica, ragazzi, allora, in pratica... Ma tipo, ma tutti con antischegge, ma cosa sta succe? Hanno capito la mia tattica? E allora, in pratica, ogni giovedì sera, diciamo, vado a bere con i miei amici, vado a mangiarmi una pizza, poi vado in bere, attenzione! Vado a bere qualcosa e poi sto in giro per la città. In pratica, quella sera, un nostro amico ha detto, raga, stasera va che faccio venire le fighe, faccio venire la fregna, raga, stasera si scopa. E tipo, ha chiamato, allora, ha chiamato sta sua amica, gli ha detto, ah sì, adesso arriviamo, siamo io, guarda, che però ci sono anche altri nostri amici, è un problema? No, no, ma tranquilla. E in pratica sono arrivati anche gli altri loro amici. Vabbè, arrivano al pub ste ragazze, che alcune erano carine, altre invece erano tipo presente la mamma di Marz, ecco. Beh, povero Murz, in sta cazzo di partita lo sto sentendo come se domani non ci fosse. E allora arriva sta ragazza e tipo un ragazzo mi vede e mi fa: oh mio Dio, no, ma sei Joe? E tipo io là già non capivo un cazzo perché avevo già bevuto abbastanza. E io tipo dico, sì. Cos'è, mi segui su YouTube? E tipo là mi ha detto di sì. E tipo io... Vabbè, prima di tutto mi è arrivato il barzotto, che per chi non sapesse cos'è il barzotto è il cazzo duro. Quanto è bello dire figa, c'ho il barzotto, c'ho cazzo. Figa, se me la solita una ragazza, boh, viene nei pantaloni. C'è X Rampager XXX che sta last. Vediamo se farà trick shot, attenzione. Vabbè, cioè tipo io non ci credo, raga, io sono andato semplicemente a bere con questi miei amici e vedo sto qua, sto ragazzo, Lorenzo si chiamava, che si avvicina e mi fa: oh mio Dio, ma Dio boy, non ho killato il Rampager, è un altro l'ha killato. Tu muori. I panini con lo sburro sono la cosa più buona del mondo. E vabbè, in pratica questo ragazzo, cioè, tipo allibito mi guarda e mi fa: ma oh mio Dio, cioè, ma non ci credo, cioè è impossibile che ti ho incontrato stasera, cioè. E poi abbiamo iniziato a parlare. E abbiamo iniziato a parlare del più, del meno, del per, del diviso, del mio canale, del suo che in realtà non fa video. Però tipo mi segue da circa 3 mesi, quindi ci tengo a salutare Lorenzo in questo video. E è bello che tipo lui ha iniziato praticamente, tra virgolette, a urlare davanti a me. E tutti i suoi amici gli fanno: ma cos'è? E lui: ma è youtuber! E io tipo mi sentivo imbarazzissimo, perché c'erano anche altre ragazze che tipo ascoltavano. E allora tipo lui dicendo: è youtuber! Tutti i ragazzi e ragazze dicevano: davvero è youtuber? Addio! E allora tipo gli altri ragazzi mi hanno iniziato a chiedere: come ti chiami? Quanti iscritti hai? Cosa tratti? Così. E praticamente sono stato, penso, una delle poche persone che mi sono spammato in real life dei ragazzi. E quei ragazzi tipo subito sono andati a iscriversi e vedevano tipo tutti i video. Cioè nel momento hanno visto i nomi di tutti i video e hanno iniziato a dirlo. Tipo ha detto le zaganelle, ha detto tipo le uova in testa, tante altre delle ragazze. E il barzotto da così è diventato così. Prendiamo il panino con lo sburro. E poi nulla, cioè abbiamo un po' detto come mi chiamo, un po' quanto c'ho il cazzo lungo, cioè in generale così. E mi ha chiesto anche una foto, abbiamo fatto una foto, cioè adesso vi faccio vedere la foto, vi faccio vedere anche lo screen della mia faccia in primo piano, per farvi capire quanto ero conciato male quella sera. E nulla ragazzi, il video può finire qua, questa è stata una delle serate più belle della mia vita, perché uno, mi sono divertito con gli amici in generale. E poi cioè, questo ragazzo mi ha riconosciuto in live, mentre io bevevo con gli amici, e tipo... Oh mio Dio, è stata una sensazione bellissima. Spero che anche tutti voi, se magari inizierete nel futuro a far video, su avrete queste soddisfazioni. Lasciate un bel like, un bel commento. Da giù è tutto. Bella.